L'intero piano era stato architettato in modo tale da provocare una tragedia destinata a scrivere l'ennesima pagina oscura nel libro insanguinato delle stragi di mafia. In quella domenica d'autunno nulla sembrava essere diverso dal solito, ma era già iniziato un conto alla rovescia che sarebbe dovuto culminare con il più violento attacco allo Stato da parte della mafia. Roberto Molinaro presenta Cosa Nostra e la strategia degli attentati. Quella domenica d'ottobre che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia. Su M2O Real Trust. Real Trust. Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia, una storia, una storia. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Mancavano poche ore alla mia interpretare le fobie della notte, nel cresciuto nel Bronx, nella fobia di sentirsi liberi di andare, avevano le mangie di bisogni, per presto morsi in tanta fatta di odio. Una storia vera, 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 raccontata in un'ora. A tempo di musica. Al tempo di Roberto Molinaro. Dalla penna di Michele Diomaiuta. Leading Voice, Nanni Venditti. Tutto quello che verrà raccontato questa sera è frutto di una lunga serie di indagini da parte della magistratura, che dopo una serie di approfondimenti è riuscita a comprendere che il 31 ottobre 1993, in una giornata soltanto apparentemente serena, Roma stava per essere sconvolta dal più violento attentato della strategia stragista di Cosa Nostra. Si verificò però un imprevisto, che in qualche modo ha cambiato la storia del nostro paese. Giornata d'autunno, intorno al quartiere Ponte Milvio a Roma, c'era un gran movimento di auto. Nulla però sembrava essere diverso da tutte le altre volte che c'era in programma una partita di calcio nel vicino stadio olimpico. Chi si trovava nei paraggi, infatti, non vide nulla di particolare e man mano che i minuti trascorrevano c'era sempre più folla in quelle strade lungo il Tevere. Nessuno notò nulla di insolito. Ma qualcosa di diabolico. Diabolico. Era già stato messo in atto. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Thank you.
calcio in programma era Lazio-Udinese e intorno allo stadio olimpico si svolgeva la solita lenta processione dei tifosi che andavano ad assistere alla gara. L'unico momento di tensione, ma anche quello del tutto previsto, ci fu quando giunsero i pochi sostenitori della squadra friulana, come al solito scortati dalle forze dell'ordine. Per il resto, però, ogni cosa sembrava del tutto normale. Ma a distanza di tempo, oggi, sappiamo che quel giorno, da qualche parte, c'era un comando nascosto, pronto ad entrare in azione. È una storia vera. A tempo di Roberto Molinaro. Parcheggiate accanto allo Stadio Olimpico di Roma erano centinaia e perciò passò del tutto inosservata una Lancia Tema che si trovava soltanto a pochi metri da una camionetta dei carabinieri. Neanche gli stessi agenti si preoccuparono. In realtà, infatti, nessuno sapeva che quell'auto non era come le altre. Quella era una vera e propria bomba, pronta ad esplodere. Sezione M2O Reloaded su M2O.it.
partita di calcio fra Lazio e Udinese era iniziata da pochi minuti e fra le urla di incitamento dei tifosi e i dribbling nessuno sapeva che insieme al cronometro dell'arbitro era partito anche un conto alla rovescia che avrebbe innescato una serie di marchingegni che in pochi secondi si sarebbero tramutati in un violentissimo strumento di morte. Ma chi c'era dietro quel piano? Quale organizzazione non aveva esitato a colpire lo Stato mettendo in pericolo la vita dei cittadini? Thank you.
ragazzo che proveniva dall'Olimpico quella sera a Roma. Ma paradossalmente, proprio in quelle ore, gli agenti che dovevano sorvegliare la parte esterna dello stadio erano maggiormente sereni, pur dovendo sempre restare in allerta per qualsiasi circostanza. Sapevano infatti che la parte più impervia del loro lavoro sarebbe venuta dopo il termine della gara, quando i rischi di scontri fra tifoserie potevano essere molto alti. Non sapevano che quel giorno avrebbero dovuto fronteggiare ben altri attacchi rispetto a quelli di un gruppo di scalmanati. Una storia vera, vera, vera. Per provocare il maggior numero di vittime. Il conto alla rovescia, iniziato in quella domenica, avrebbe avuto il suo termine alla fine della partita di calcio. Cosa Nostra era intenzionata a colpire non più soltanto magistrati, come nel caso di Falcone e Borsellino, o giornalisti coraggiosi come Giuseppe Fava. La mafia dei primi anni 90 intendeva dimostrare allo Stato di poter tramutare il paese in un immenso campo di guerra. We'll be right back.
l'idea degli attentati, quella domenica d'ottobre che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia. Attaccare chi in qualche modo poteva tentare di tutelarsi con una scorta o semplicemente guardandosi le spalle era considerata una strategia ormai superata da Cosa Nostra. A pochi minuti dal 90esimo della gara Lazio-Udinese, infatti, secondo le indagini della magistratura, erano molti i mafiosi consapevoli che di lì a qualche istante l'Italia sarebbe stata sconvolta dalla più violenta aggressione della sua storia. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. L'intera macchina stragista era strettamente collegata ad un radiocomando. Sollevando una piccola leva, gli esecutori avrebbero potuto provocare lo scoppio della lanciatema. Ma quale tipo di ordigno c'era in quell'automobile? Sempre successivamente alle indagini della magistratura emersero particolari terrificanti che rendevano chiaramente l'idea di quale strage avrebbe causato quell'attentato. Nella vettura, infatti, erano nascosti 120 kg di esplosivo. 120 kg. Una quantità sufficiente a far tremare interi quartieri di Roma. Non potevano essere molto distanti dallo stadio olimpico. Ci si chiede perciò come mai nessuna pattuglia notò qualcosa di strano nei pressi del quartiere. Senza dubbio, infatti, da qualche parte lì vicino saranno nascosti i criminali senza scrupoli, mandati dai capi di Cosa Nostra. Una storia vera, vera, vera. Forgot out.
watching you fall out. In the middle of a spiral target, waiting for your bones, lying on the storm. I'm watching you fall out. In the middle of a spiral target, waiting for your bones, 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 same forgotten world. I'm a soldier, 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 soldier. Calcio giunse al termine e tutti gli agenti si catapultarono verso le uscite dello stadio olimpico. In quello stesso momento, mentre molti carabinieri misero in atto i piani per evitare contatti fra le tifoserie avverse di Lazio e Udinese, l'automobile killer piazzata da Cosa Nostra stava per esplodere. Ormai mancava solo un minuto. 60 secondi e la storia d'Italia avrebbe dovuto aggiungere un'altra strage di mafia alle sue pagine. Già da tempo insanguinate dalla mano della malavita organizzata. Quella domenica d'ottobre che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia. Quello che anticipò la tentata strage fu un minuto che poi sarebbe stato analizzato a lungo dalla magistratura. In quei 60 secondi, infatti, si verificò qualcosa che non era stato previsto dai criminali di Cosa Nostra, e in particolare da Giuseppe Graviano,
che secondo l'accusa rappresentò l'organizzatore generale di quel progetto di strage. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Riguardo ai fatti svoltisi fuori dallo Stadio Olimpico di Roma, emerse che certamente venne azionato il sistema per far saltare in aria la lanciatema e con essa qualsiasi cosa e chiunque si fosse trovato lì vicino. Con una percentuale alta di probabilità, si può dire che fu soltanto grazie ad un problema di natura tecnica se tutto il piano stragista fallì. Ma dov'è che Cosa Nostra aveva sbagliato? I 120 kg di esplosivo nascosti nell'auto parcheggiata dalla mafia, per una ragione mai del tutto chiara, si bloccò. Circostanza che a distanza di tempo appare molto anomala, considerato che generalmente Cosa Nostra, quando decide di colpire, calcola persino la possibilità che si verifichino degli imprevisti e perciò tende spesso a pianificare un piano B.
sezione M2O Reloaded su M2O.it. A tempo di Roberto Molinaro. Quella domenica del 31 ottobre 1993, le migliaia di persone che passarono intorno allo stadio olimpico furono del tutto inconsapevoli che per un puro caso non si ritrovarono coinvolte in quello che doveva essere, secondo la nuova strategia della mafia, il più eclatante attacco alla società civile. Fu diversi mesi dopo che, analizzando alcune dichiarazioni di certi pentiti, saltò fuori la vicenda segreta di quella vettura, che rappresentò soltanto il primo indizio per fare una serie di scoperte sconcertanti. Una storia vera, 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 vera. Maggiormente inquietante la vicenda della strage fallita davanti allo Stadio Olimpico di Roma è il particolare clamoroso che venne fuori nell'ambito delle indagini. Si scoprì infatti che era stato proprio il boss Totò Riina a chiedere che venisse organizzato un simile colpo al cuore dello Stato. Il fatto che lasciava però più sorpresi era che Riina, all'epoca dei fatti, era già detenuto. Come era riuscito a dare degli ordini pur ritrovandosi rinchiuso in un carcere di massima sicurezza? Thank you.
Stata voluta, secondo gli inquirenti, da Totò Riina. Un fatto che dimostrava chiaramente quanto erano inefficaci alcuni sistemi per impedire i contatti fra un boss e i suoi soldati. Riguardo all'interrogativo per stabilire come fosse potuto accadere tutto ciò, ancora oggi non è stata trovata una risposta. Resta però un'altra domanda. Quali ragioni spinsero il capo della mafia Riina a volere una strage in una pubblica piazza? Una storia vera, vera, vera. We'll be right back.
sbagliati. Quella domenica d'ottobre che avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia. Furono proprio alcune circostanze strettamente collegate alla situazione penitenziaria di Totò Riina a spingere le indagini verso un'accusa rivolta al boss riguardo alla strage mancata dell'Olimpico di Roma. Proprio nei mesi precedenti alla strage fallita, infatti, il governo non aveva concesso alcuna agevolazione ai detenuti di Cosa Nostra e in particolare per i capi aveva reso la detenzione ancora più dura. Secondo questa interpretazione dei fatti, perciò, l'operazione voluta da Riina e messa poi in piedi dal mafioso Giuseppe Graviano non sarebbe stata altro che una vera e propria vendetta nei confronti dello Stato. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust, una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Cosa sarebbe accaduto se quel 31 ottobre del 93 non si fosse bloccato il radiocomando che doveva innescare lo scoppio dell'automobile? Può sembrare paradossale, ma purtroppo, considerando la storia d'Italia, lo scenario che si sarebbe verificato sarebbe stato prevedibile, in quanto avvolto in atmosfere identiche a quelle delle altre stragi provocate da Cosa Nostra e dalle varie organizzazioni terroristiche. Per concludere, possiamo dire che questo è un paese in cui molte volte sembra impossibile poter ricostruire certi eventi, come quello della strage fallita davanti allo Stadio Olimpico, forse anche perché troppo spesso il bene e il male si confondono nei labirinti del potere.